tutti benvenuti. Proseguiamo la nostra attività dei venerdì nella valle. Stavolta cambiamo registro, ci siamo occupati finora di musica, di teatro, di rappresentazioni giullaresche, sempre riferiti alla tradizione e all'identità siciliana. E stavolta abbiamo deciso di fare una cosa diversa. La sicilianità c'entra solo relativamente al fatto che gli artisti sono siciliani di origine o di adozione, nel caso di Martin Eschermann, che è di origine tedesca, che si è trasferito a Palermo e opera in Sicilia. Gli altri autori sono Giuseppe Agnello, nostro grande amico di Racalmuto, che tutti voi conoscete per le sue opere, diciamo che hanno una dimensione pubblica importante. Mi riferisco al monumento a Leonardo Sciascia e quello a Montalbano a Porta Empedocle. Gli altri, che sono Daniele Franzella e Gianfranco Loverso, sono entrambi palermitani, sono giovani scultori che si stanno scommettendo su questo settore con grande abilità, grande tecnica, grande passione, grande amore e sensibilità. Questa sera, come dire, ci propongono ognuno dal suo punto di vista. E devo sottolineare però che l'allestimento curato da loro e attraverso una selezione che è stata operata dal critico Marina Giordano ha una particolarità: le opere non sono divise per autore, sono frammischiate, perché, come mi suggeriva anche qualcuno, vogliono rappresentare anche una continuità di intenti, ma anche un rapporto di amicizia che lega questi scultori, questi artisti. Il titolo che abbiamo voluto dare a questo incontro è appunto Riflessioni sulla scultura. C'è una grande evoluzione in questo settore, c'è una ripresa verso la figuratività rispetto all'arte concettuale degli anni passati. A me, come mia sensibilità personale, mi intriga molto questo riflettere attraverso la materia e attraverso il disegno fondamentalmente dell'uomo, per tirar fuori quello che c'è dietro in termini di rapporto appunto dell'uomo con il tempo, dell'uomo con il suo corpo, dell'uomo con la natura. Non mi voglio, ulteriormente stancare. Mi piacerebbe che adesso ciascuno di voi si faccia una sua particolare rappresentazione delle cose che vedrà, che in parte avete già visto. Invito Giuseppe Agnello a dire la sua questa sera. Grazie. Io veramente ho poco da dire, perché a parte che siamo per natura un po' timidi, quindi diciamo che parlare del nostro lavoro ci piace poco, perché pensiamo che le nostre opere già parlano da sole, quindi cercare di definirle con delle parole a volte uno li riduce più che altro, quindi ognuno li guarda e vive le sensazioni, basta così. Penso che per noi, anzi, colgo l'occasione per ringraziare il direttore del parco e tutti quanti hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Tutto qua. Poi se c'è qualcun altro che non vuole...